L'Orchestra dei Flauti di Toscanini nasce ad Avezzano nel 2003, principalmente inizialmente composta da una serie di allievi con i quali passiamo dalla fase del semplice saggio a una serie di piccoli concerti. L'iniziativa, che è stata la prima in Italia del genere, nasce con tutti i flauti uguali, divisi in quattro sezioni ed inizialmente accompagnati al centro da un'arpa. Per 4-5 anni andiamo avanti in questo modo, facendo i primi 40-50 concerti che riscuotono già una buona risposta da parte del nostro pubblico, e questo mi induce a fare un investimento su una ricerca sui cosiddetti tagli gravi, che sarebbero i flauti in sol, i flauti bassi e il rarissimo flauto contrabbasso, che vanno ad aumentare le nostre fila nel corso dei primi 10 anni, che sono da considerare anni di assestamento. E vedo sempre di più, girando l'Italia con gli ex allievi e a questo punto anche altri flautisti reclutati nel corso dei viaggi successivi, fino ad avere un'orchestra composita fondamentalmente da tutte le regioni italiane, dal nord al sud, che questa iniziativa ha sempre più plauso di pubblico, e tuttora voglio dire che l'orchestra è, oltre ad essere la più antica orchestra di flauti italiana, con 16 anni di attività alle spalle, è l'unica orchestra con direttore stabile che si vede in maniera costante e fa prove in maniera costante. Dopo un inizio, ecco, diciamo abbastanza sperimentale, perché come dicevo in Italia non c'era nessun insieme del genere, nessun ensemble del genere a cui fare riferimento, l'orchestra inizia a contattare anche dei compositori che scrivono dei brani apposta. È uscito il nostro primo disco circa 7 anni fa, cui sono seguite altre produzioni interessanti, ma soprattutto la peculiarità è quella di riuscire a avere un ensemble molto impastato, che in questo momento è composto nella sua forma piena da 26 flautisti, che divisi in tre sezioni di flauti in do: il flauto tout court, tanto per capirci, flauti in sol, flauti bassi e flauto contrabbasso, inizialmente uno solo, fatto costruire apposta da un artigiano olandese, e adesso un secondo flauto contrabbasso che dà una spinta maggiore nelle sezioni appunto gravi. La peculiarità è quella che, grazie alla presenza dell'ottavino, che è lo strumento più piccolo, passando attraverso i flauti in do fino al flauto contrabbasso, si riesce a trascrivere il repertorio barocco, classico e dell'inizio del Novecento senza dover spostare e comprimere le note, perché ho tutta la gamma delle frequenze possibili e immaginabili. Naturalmente, come dicevo, il repertorio originale non c'è anteriormente a una ventina di anni fa, e quindi è compito nostro, tra le altre cose, stimolare i nuovi compositori a scrivere il più possibile. Vi invito con piacere a seguirci sia sui nostri canali mediali, sia dal vivo, per vincere un po' questa scommessa di venire a vedere se effettivamente un'orchestra di flauti vi annoia, o se può essere una cosa particolare non solo dal punto di vista acustico, ma anche e soprattutto dal punto di vista visivo, perché penso sia un piacere scoprire dei flauti grandi, come dicono i bambini, dei flauti cicciotti, che hanno delle caratteristiche e delle peculiarità veramente non riscontrabili facilmente. Seguiteci e lasciateci anche i vostri feedback di questa nostra ricerca, che spero non abbia mai fine.